buongiorno. Io faccio vino a Vittoria, quindi altra zona della Sicilia. Ho iniziato il mio percorso perché mio zio, Giusto Chipinti, mi ha catapultato in questo mondo. E poi ho avuto la fortuna di studiare viticoltura ed enologia, quindi iniziando il mio percorso con degli studi che sono più tecnici e sicuramente lontani da quello che pensiamo possa essere il nostro futuro viticolo, per bene i produttori che sono qua presenti. Lo studio mi è servito per capire tante cose, per avere una certa sicurezza anche nel lavoro che ho in questo momento e che cerco di portare avanti. Però devo dire che durante il percorso universitario a un certo punto non ho ricevuto più stimoli in termini di approccio mio critico a quello che poteva essere la viticoltura e l'enologia in generale, e nel contempo ho anche incontrato produttori che mi portavano delle esperienze diverse rispetto a quello che studiavo, e da loro ho iniziato a ricevere nuovamente stimoli. Per cui ho capito che l'unica strada da percorrere per me e l'unico modo di fare vino è di quello di farlo in maniera sostenibile. Sostenibile, che poi è una parola ampia, ognuno cerca il suo concetto di sostenibilità, per me vuol dire fare vino naturale, farlo non perché bisogna vendere un concetto, e per questo dico sono certificata biologico, ma non lo metto nemmeno in etichetta, perché spesso c'è tanta confusione e spesso noi produttori di vino cerchiamo sempre di vendere dei concetti per vendere le nostre bottiglie. Fare il viticoltore per me vuol dire invece lavorare su un sistema più ampio, lavorare nella tradizione, e a Vittoria specialmente cerco di utilizzare e di fare mie quello che è stato un passato di altre persone che hanno lavorato prima di me, per cui ripiantare l'alberello naturalmente, ma anche devo dire cercare di non di utilizzare quello che già c'è nel territorio. La cosa che un poco ha sempre, devo dire, dato problema alla Sicilia per me è stato questo eccesso di finanziamenti e che chiamo in parte doping, cioè, o comunque droghe nei confronti dell'agricoltore, e questo ha fatto sì che l'agricoltore aspettasse sempre un cibo che arrivasse dall'alto senza rendersi conto di quello che stava in quel momento vivendo, quindi pensando sempre a quello che si poteva fare, lasciando, però tralasciando quello che realmente si era già fatto. Per cui, e questo vuol dire andare a fare cantine di nuovo impianto totalmente e abbandonando invece i vecchi caseggiati che già esistono e che tuttora sono abbandonati. Io parlo del mio territorio che è pieno di palmenti, ma che nessuno recupera, piuttosto con i soldi della regione inizia a costruire delle cose nuove, e accanto a un caseggiato meraviglioso, forse più dispendioso sicuramente è più problematica la ricostruzione e tutto, però aggiungendo, e in questo dico secondo me non vedo agricoltura sostenibile, non vedo risparmio energetico, non vedo in tutto questo, e allora io dico per me che cosa vuol dire essere agricoltore? Per me agricoltore vuol dire utilizzare quello che ho prima di tutto e cercarlo di farlo produrre. Senza dove un ciclo si deve chiudere, e sicuramente le economie si devono chiudere. Per me un'azienda agricola non può andare in perdita. Ogni investimento deve essere riferito a quello che deve essere, non deve essere mai più di quello che io posso realmente guadagnare. Cioè, dobbiamo sempre creare un bilancio a zero, come dire, non vedo investimenti eccessivi se poi il vino che andiamo a vendere non riesce a ripagare quello che abbiamo fatto. E per cui per me essere agricoltore vuol dire in maniera semplice utilizzare la storia che mi hanno lasciato quelli prima di me per lasciare successivamente delle cose importanti, ma non esagerate.